Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica chiamata La raccolta di Nycris, dove prenderò dei miei giochi che ho già giocato e ve li recensirò e li voterò infine. Allora, cominciamo con Dead Space. È un pilastro degli horror, dei survival horror. È un giocone. Allora vi spiego la trama. È stato scoperto un nuovo pianeta che è ricchissimo di materiali e quindi sono andati tutti lì a prendersi la roba. Però c'è una nave mineraria chiamata USG Ishimura che è andata stranamente in avaria. È andata in tilt. Voi siete degli ingegneri che siete stati mandati lì per sistemare, per vedere cosa è successo. Bene, quando proverete a contattare la nave, sentirete questo. Non sembra un semplice guasto, vero? E quindi voi e la vostra squadra arrivate nella nave, cercate di capire cosa è successo. È partita la luce, è partito tutto, e capite che la nave è stata attaccata da una razza aliena. Un po' bruttina, questa è la trama. Beh, come gioco mi è piaciuto molto. Mi ha fatto cagare addosso non so quante volte. Ci giocavo esclusivamente di giorno col sole in compagnia, perché sennò non lo accendevo nemmeno. E il sistema combattivo è uno sparatutto in terza persona. Le ambientazioni sono fatte davvero bene, proprio per farti cagare addosso il massimo possibile. E infatti non vi dico cos'è, ma più avanti avrete un nemico che vi inseguirà, un nemico apparentemente immortale che vi inseguirà per la nave per più di un capitolo, per qualche capitolo. Quindi vi mette l'ansia sto gioco di porca, ce l'ho alle spalle. Beh, hanno fatto decisamente un ottimo lavoro. L'unico peccato è che un personaggio è di poche parole, nel senso che non ha detto una parola da inizio gioco. Sei in una nave aliena, tutta la tua squadra muore ammazzata tragicamente, e tu te ne resti muto così. I jumpscare non mancano. Vabbè, stai tranquillo. Nel 2 hanno sistemato sta roba che già parla di più. Ma torniamo all'1. L'1 lo voterei con un bel 8,5, perché se lo merita. Passiamo a un altro gioco. Prince of Persia, le sabbie dimenticate. Anche questo è un bel gioco molto interessante. È un titolo della trilogia di Prince of Persia, solo che è un prequel, quasi un universo parallelo. Sì, è in mezzo tra le sabbie del tempo e Spirito Guerriero. Nostro padre, siamo andati dal nostro fratello Malik, che è un re, in modo che ci insegni come governare un regno. Il problema è che quando arrivi trovi il suo regno che è in guerra e che sta apparentemente perdendo, e portiamo apparentemente sfiga. E quindi Malik pensa bene di, visto che il suo regno ha un piccolo segreto che non molti conoscono, sarebbe l'esercito di Salomone, che si dice che era numeroso quanto i granelli di sabbia nel deserto. L'unico problema è che quando lo libera la cosa sbagliata, libera l'esercito che era stato fatto per distruggere l'esercito di Salomone. Quindi è un po' aggressivo. L'unico problema è che quando abbiamo usato l'amuleto per liberarlo, si è spezzato in due. E sia noi sia Malika abbiamo preso un pezzo. L'esercito era in grado di trasformare in sabbia chiunque toccasse, tranne noi che abbiamo l'amuleto, perché è tipo un portafortuna. E dobbiamo trovare il modo di imprigionarlo di nuovo o eliminarlo. Come ben sapete, Prince of Persia è un antenato, quasi un antenato, di Assassin's Creed, quindi come sistema combattivo è quasi simile ad Assassin's Creed 2. Infatti è un bel gioco.
L'unico problema è che non c'è la parata e quindi sei costretto a schivare di qua e di là. E non è che tipo... Non è che tipo Dark Souls che un nemico, anche un nemico può ammazzarti. No, lì ci sono ondate di nemici, ma di 20-30. Ricordo una volta che ne ho combattuti tipo 100 in una volta sola. Sì, è fatto bene. Forse è un po' troppo facile. Il sistema di combattimento con la spada è molto intuitivo. Riuscite a capirlo quasi subito. E potete addirittura comandare gli elementi. Quindi questa, quindi lo fa un gioco bello cazzuto. Beh, questo gioco merita un bel 7,5. Volevo dargli di più per la storia, per qui e per lì. L'unico problema è che è anche troppo facile. Ok, è stato un piuttosto cortino come episodio. Vi porterò più giochi la prossima volta e pensavo che durasse di più questo episodio. Vabbè ragazzi, continuate a seguire questa rubrica e non perdetevi i nostri gameplay che sono sempre demenziali. Ok? Ciao a tutti e al prossimo episodio!